Eccoci ancora, buongiorno, ben ritrovati nel salotto di Videolina Mattina. E come anticipato, oggi il nostro ospite è Tiziano Puddu, riflessologo. Buongiorno Tiziano, buongiorno. Ben ritrovato. Ciao, questo è il nostro secondo appuntamento, già che insomma si voleva approfondire l'argomento riflessologia plantare. Esatto. Allora, oggi parleremo principalmente di due problematiche: il mal di testa, quello semplice, non quello patologico, e il dolore al nervo sciatico. Poi vedremo un piccolo automassaggio e nella seconda fase delle patologie, delle alcune patologie. Quindi ricordiamo che poi nel secondo blocco apriremo le nostre linee, quindi potrete sia inviarci i vostri messaggi che chiamare direttamente per parlare con Tiziano Puddu. Per questo c'è Paolo. Paolo. Sì, ovviamente anche per questo argomento che mi sembra particolarmente interessante, anche perché la volta scorsa ebbe un grande successo, la possibilità per i nostri telespettatori di inviare tutte le vostre domande e i quesiti con un sms al 348 4x0 701, come diceva Mara, anche la nostra linea diretta già attiva 070 40 81 949. Bene, grazie Paolo. Allora iniziamo a parlare di automassaggio, perché sì, è possibile anche effettuare l'automassaggio. Certo. Ovviamente con le strutture per l'uso. Certo, con le dovute precauzioni. Allora, iniziamo a parlare dell'automassaggio. L'automassaggio è il massaggio che appunto si esegue al proprio corpo, a noi stessi. Si può eseguire in varie parti del corpo e bisogna avere appunto delle precauzioni. Nel massaggio a noi stessi sono di meno le precauzioni, perché ovviamente i dolori che ci possiamo portare, cioè le problematiche che possiamo crearci, sono inferiori rispetto a quelle che possiamo creare quando facciamo dei massaggi ad altri, ok? Quindi principalmente nel massaggio a noi stessi dobbiamo stare attenti a non portare dolore, a non avere dolore, ok? Invece nel massaggio agli altri io consiglio proprio di stare attenti, di non eseguire nessuna tecnica se non si hanno le conoscenze dovute, ok? Spieghiamo anche gli obiettivi. Allora, gli obiettivi dell'automassaggio sono appunto quelli di portare del beneficio a noi stessi, partendo dal presupposto che quando abbiamo dei dolori, come per esempio il mal di testa o il dolore al nervo sciatico, è giusto così, perché il nostro corpo si è evoluto in 3,5 miliardi di anni, da quando eravamo delle semplici cellule, e ha tirato fuori dei meccanismi che ci permettono di sopravvivere, ok? Quindi da quando noi ci siamo separati come mammiferi, siamo diventati Australopithecus africanus, e il nostro corpo appunto ci ha tirato fuori dei sistemi per far sì che noi resistiamo a tutto quello che ci succede. Quindi i dolori sono giusti, ok? Quindi Tiziano, giusto per riepilogare poi quanto sì, ho detto la volta precedente, esatto, spieghiamo in grandi linee, in due parole, che cos'è la riflessologia. Sì, allora la riflessologia è una tecnica che ci consente di attivare le nostre difese immunitarie, di attivare tutti i nostri automeccanismi che ci consentono di rimetterci a posto da soli. Noi molte volte sottovalutiamo il nostro corpo, perché per esempio se ci tagliamo, se ci facciamo una ferita, il nostro corpo fa dei miracoli, perché in realtà se ci tagliamo si aggiusta da solo e questo è un miracolo. La stessa cosa, secondo il mio punto di vista, è la riflessologia, perché tramite le nostre mani, senza nient'altro, riusciamo a consentire al nostro corpo di ristabilire tutti i disequilibri. L'automassaggio un po', diciamo, ricorda questo. Poi ovviamente bisogna specificare meglio tutte le patologie e poi andremo a vedere. Ci sono delle controindicazioni? Sì, appunto, le controindicazioni possono essere le pressioni eccessive, come per esempio quando facciamo l'automassaggio nelle parti del corpo, alcune pressioni in determinate parti come l'interno coscia o altre zone in cui possiamo andare a lesionare alcune arterie o alcune altre vene che si trovano superficialmente. Parliamo delle precauzioni generali. Allora sì, le precauzioni generali sono appunto queste di non eseguire pressioni eccessive. Solo queste? No, oppure ce ne sono anche delle allora, altre? Allora, su noi stessi, ripeto, è meglio che stiamo attenti al dolore. Le pressioni con il dolore vanno fatte dal riflessologo, perché vanno gestite. Le pressioni senza dolore possiamo farle anche noi. Invece nel massaggio agli altri dobbiamo stare proprio attenti. Io consiglierei di non eseguire massaggi ad altri senza le dovute conoscenze.
Poi ci sono dei punti. Allora, l'altra volta, insomma, la volta precedente, non solo piede, quindi non solo riflesso già plantare, ma altri punti possono essere... nella mano, negli occhi, però negli occhi soltanto... però insomma un po' più... Ecco, l'automassaggio magari risulterebbe un po' difficile, Tiziano. L'automassaggio è più semplice eseguirlo nelle mani, che è più pratico, e poi anche nelle orecchie al limite. Possiamo vedere un piccolo esempio? Bene, io mi sono già preparata, ma allora, la destra va bene? Sì. Okay. Si può eseguire anche da casa, questo magari in alcuni momenti, quando abbiamo un mal di testa oppure un attacco al nervo sciatico. Allora, andiamo a vedere un po' la parte cefalica. Com'è? Con dei movimenti... No, allora non sto diagnosticando. Percepisco che comunque c'è un po' di carico eccessivo di lavoro. Quindi vediamo tutte le dita, le ultime falangi delle dita. Poi andiamo su due punti molto importanti, che sono il plesso solare, che si trova al centro del nostro corpo, al centro del petto, e il nervo vago. Due nervi che controllano comunque la respirazione e il rilassamento. Una volta visto questo, andiamo sulla colonna. Ecco, Paolo nel frattempo fa anche lui prove di automassaggio. Allora, partiamo dalle prime due vertebre cervicali e scendiamo su tutta la colonna. Nella colonna le pressioni possono essere anche leggermente più forti. Ok. Poi andiamo a vedere proprio il punto del nervo sciatico. Vediamo com'è il mio nervo sciatico. Questo punto qui. E dovresti sentire un po' di dolore. Sì. Ok. Poi vediamo la parte cefalica con i seni paranasali, che sono importantissimi per il rilassamento. Ok. Non stai male. No, okay. Meno male, va. Un quadro generale, poi magari in pubblicità, durante la pubblicità, vediamo meglio. Poi quando facciamo l'automassaggio possiamo eseguire anche delle manovre proprio puramente rilassanti, come per esempio questa, oppure le pressioni nell'intestino un po' più forti, che danno comunque sollievo, partendo dal presupposto che la maggior parte delle problematiche dipende dalle contrazioni muscolari. Eseguire un massaggio puramente rilassante è positivo. Ok. Quindi sempre manovre forti, poi possiamo incrociare le dita e eseguire questo movimento, che è abbastanza rilassante. Paolo, tu ti stai rilassando? Io non ho capito ancora se la tecnica che sto adoperando sia quella giusta, ma guarda, devo importante... dire che in un punto però ho sentito dolore. Lì, nervo sciatico. Nervo sciatico? Sì. Infatti la posizione che tu stai assumendo in questo momento è abbastanza impegnativa per le vertebre lombari da cui esce il nervo sciatico, che poi è il nervo femorale. Infatti io terrei anche a precisare questa cosa. Allora, facciamo la chiusura e poi parliamo di questo. Sì. Per la chiusura il massaggio va iniziato e poi terminato, non bisogna avere di quanto paura. Quanto dura? Di... Più o meno l'automassaggio 5-10 minuti, non bisogna protrarlo troppo a lungo, anche perché poi troppi stimoli, mi stavo affogando, troppi stimoli non vanno tanto bene. Quindi per la chiusura si effettua di solito il reni, gli ureteri e la vescica, quindi partendo dal centro della mano. Si vanno a toccare tutti gli organi, in sostanza. Adesso no, abbiamo visto molto poco. Un massaggio reale dura circa un'ora. Quindi ora per la chiusura facciamo lo scarico e poi alcune manovre di rilassamento. Io nel frattempo mi sono rilassata, Tiziano, in verità. Tu immagina se stai un'ora sulle mie mani. Immagino. Allora, facciamo il riepiloghino, a che cosa corrisponde tutto. Allora, così. Noi dobbiamo considerare che praticamente... Dammi anche l'altra mano. Sì. Dunque, se vediamo le mani così come i piedi, allora, consideriamo che nella parte alta abbiamo la parte cefalica, quindi, esatto, in questa parte qui abbiamo la testa, la parte cranica. Da questa parte a questa parte abbiamo l'addome, ok, quindi tutta la parte del tronco. Le gambe sono un po' da ritrovare in queste parti qui, come le articolazioni dell'anca, ok? Principalmente la parte laterale corrisponde alle parti laterali del nostro corpo, le spalle, l'omero e poi le mani dietro. Invece qui abbiamo la testa, qua i punti riflessi degli occhi e qui delle orecchie, quindi è simmetrico,
e corrisponde la parte destra del corpo e la parte sinistra del corpo. La stessa cosa si può vedere nei piedi, possiamo abbassare se non resti così. Sì? A posto? Ok. Bene, abbiamo detto che in realtà il massaggio, quindi non l'automassaggio, ma sì, il massaggio eseguito da un riflessologo dovrebbe durare all'incirca? Sì, circa un'ora. Poi dipende dal tipo di trattamento che bisogna eseguire. Perché se dobbiamo eseguire un trattamento di scarico è necessario mantenere poco le pressioni. Invece se dobbiamo eseguire un trattamento vero e proprio, allora possiamo anche andare a impiegare più sistemi, ok? Volevo parlare di quel punto di cui ha parlato Paolo. Allora, il nervo sciatico di solito viene confuso perché il nervo sciatico e il nervo femorale escono più o meno dalla stessa zona. Il nervo sciatico esce però dalla parte più bassa, quindi quando si dice il dolore al nervo sciatico bisogna distinguere, perché se la zona è bassa è complicato che sia il nervo sciatico, perché esce da una parte protetta, si compone dai nervi che compongono il plesso sacrale e sono un po' più protetti nella parte bassa. Quindi se il dolore è più alto, di solito dipende dai nervi che compongono il plesso lombare, è un po' complicato, quindi praticamente è il nervo femorale, un altro nervo. Quindi se abbiamo il dolore a questa parte qui, di solito non è il nervo sciatico, ma è il nervo femorale che esce da queste zone qui, cioè i nervi che compongono poi il nervo femorale. Invece se il dolore include la parte bassa o fa questo giro qui, allora è più probabile che sia appunto il nervo sciatico. I dolori al nervo sciatico possono dipendere da vari motivi. Di solito la posizione seduta protratta per molto tempo può portare appunto lesioni da decubito che portano appunto la compressione dei tessuti. Oppure i movimenti, mi alzo un attimo, i movimenti errati, sì, quando dobbiamo sollevare qualcosa. Se facciamo questo movimento qui, le vertebre si rovinano perché non sono fatte per scaricare il peso in questo modo. Quando dobbiamo sollevare dei carichi è necessario fare questo, ok? Quindi la colonna si scarica in maniera corretta e non ci sono delle lesioni. Le lesioni appunto possono arrivare quando le nostre vertebre scaricano il peso in maniera errata, ok? Quindi siccome ci sono delle capsule tra una vertebra e l'altra, quando il peso si scarica troppo in una parte o troppo nell'altra, queste capsule si possono rovinare, esce del liquido che va appunto nelle ossa, nelle vertebre. Queste ossa possono riprodursi, creare degli spuntoni che poi possono sbattere contro i nervi, ok? E questa è una delle tipiche cause di erniazione del disco e quindi dolore al nervo sciatico. Quindi questo vuole essere anche un suggerimento di postura, certo, per tutti, ma anche per le signore che ci guardano da, esatto, casa e magari le casalinghe che, esatto, insomma la maggior parte del tempo passano tra insomma una pulizia e l'altra, un lavaggio e l'altro, insomma molto spesso e volentieri assumono delle posture non proprio quelle giuste. Però possiamo trattare anche il mal di testa, esatto, la riflessologia, ovviamente, esatto, non quello patologico, quindi quello clinico, certo, però insomma possiamo trattare appunto anche il mal di testa. Il mal di testa la maggior parte delle volte è causato appunto da contrazioni semplici, il mal di testa semplice. Poi il mal di testa patologico è molto più complicato, bisogna vedere un po' più di cose. Però il mal di testa semplice si può trattare soltanto con un rilassamento, perché quando noi siamo stressati, allora che cosa succede? La parte cefalica si contrae, ok? Considerando che non abbiamo dei sensori del dolore dentro i neuroni, i sensori del dolore sono presenti in prossimità della cavità cranica, quindi delle ossa della cavità cranica, oppure nelle vene, nelle arterie, oppure in superficie, ok? O nei muscoli. Quindi quando abbiamo il mal di testa, una delle problematiche può essere in questi elementi qui, e non nei neuroni. Quindi considerato questo è abbastanza scontato che sia una contrazione a portare il dolore, che si contrae, blocca il flusso sanguigno e quindi porta il dolore sia per quello che per la contrazione. Quindi assumere una postura rilassata è importante. Rilassarsi quando abbiamo un mal di testa è fondamentale. Poi, tornando al presupposto che quando abbiamo un dolore è corretto, perché il nostro corpo non è scemo, è intelligente, quindi se c'è un dolore vuol dire che c'è un motivo ed è importante capire qual è il motivo, non prendere subito un farmaco oppure un qualcosa per poter bloccare il dolore. Se abbiamo un dolore è importante capire il perché e tornare indietro per eliminare la causa. Anche perché lo bypassano, lo cura, insomma. Anzi è peggio,
ovviamente non dico che non dobbiamo mai prendere dei farmaci, anzi, i farmaci salvano la vita, però è importante anche quando c'è una cosa lieve capire il perché ce l'abbiamo. La motivazione. Allora, spieghiamo un po' che cosa succederà nel blocco successivo, prima di andare in pubblicità. Sì. Innanzitutto la possibilità per tutti voi di chiamare il nostro centralino e quindi inviare i vostri sms. E chiuderà Paolo appunto con i nostri contatti. Tiziano. Allora, nel secondo blocco vedremo tre persone, tre miei clienti che hanno delle patologie, esamineremo un po' la loro struttura. Quali patologie? Sono varie, perché non ce n'è mai una, sono molto varie. Quindi vi consiglio di rimanere con noi, Paolo. Sì, allora, come tu stessa dicevi, Mara, nella seconda parte del nostro appuntamento la possibilità eventualmente anche di rispondere a qualche quesito dei nostri telespettatori. Mano al telefonino 348 4x0 701 oppure, se preferite, linea diretta 070 40 81 949. Noi torniamo tra qualche istante dopo la pubblicità. State con noi.